Bentornato nel mio canale YouTube, ti auguro un felice inizio settimana con tante attività divertenti, fortuna e divertimento con i tuoi cari. Oggi è lunedì 26 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Scorpione, decisamente non siete in giornata, non tutte le ciambelle escono con buco, infatti quella che oggi estraete dal forno non è certo un bell'esemplare. La colpa non è vostra? Con Saturno in quadratura a Mercurio e Venere, a loro volta opposti al vostro segno e, ciliegina sulla torta, la Luna imbronciata in dodicesima casa, cos'altro avreste potuto fare? Umore malinconico, casa silenziosa, se siete soli parlate con il gatto, oppure con l'orologio a cucù, se ci sono familiari anche loro immusoniti o gufi per natura, con un sospiro vi ritraete nelle vostre stanze a leggere, dipingere o divertirvi con i videogiochi. Andrà tutto bene, tanto tutto ciò che tenterete di fare non sortirà gli effetti voluti. Insomma, si metterà di traverso, se e quanto dipenderà esclusivamente dalla vostra capacità di raddrizzare il timone. Se nel vostro cuore c'è qualcuno con cui vi siete beccati di recente, silenzio stampa, sia da parte vostra sia dalla sua. È così che finiscono le storie, perché nessuno dei due ha voglia, o possibilità, di riallacciare in modo sereno. Bastano due battute e ci si altera di nuovo, perciò meglio non vedersi e non sentirsi. Situazioni negative potrebbero interessarvi fino a farvi perdere il controllo della situazione. Un uomo poco affidabile, a tratti libertino, ambiguo, senza valori o morale. Nella coppia ci potrebbero essere notevoli discordie, malintesi e anche qualche infedeltà. Possibili tormenti per gelosie e tradimenti, sofferenza per inganni e slealtà. Fiducia mal ripagata e ostruzionismo da parte di superiori e parenti. Buon per voi se saprete, e con decisione, recidere ogni legame con il passato. E questo doppio, pericoloso, legame con quello che è stato un tempo che non vi consente di risolvere i problemi del presente. Dovete essere più decisi nell'affrontare i problemi. La sfiducia che sentite è in parte la mancanza di coraggio ad accettare le cose così come sono. Contrarietà nel domestico e nel lavoro. Cerca di non arrabbiarti. Oggi chi ha in mente un progetto che riguarda un nuovo lavoro o una nuova attività cerchi di metterlo in pratica presto, pur non trascurando un accurato studio di fattibilità. Tutto ciò che ha a che fare con amore e svago andrà benissimo. Sarai animato da un grande entusiasmo e potresti avere novità d'amore. Ora rilassatevi e riflettete sul futuro. Non è ancora il momento di prendere decisioni drastiche in amore. Una notizia poco piacevole. Segui i tuoi scopi con convinzione. Più pazienza nel lavoro. Favorito l'amore. Sarai dolce e romantico. Oggi riceverete proposte che potrebbero farvi arrossire. Non siate precipitosi e mantenete la calma. Perché state diventando gelosi del vostro partner? Ha bisogno solo dei suoi spazi. Chiarite eventuali malintesi in amore con un dialogo aperto e sincero, non chiudetevi in voi stesse. Forse intorno a voi ci sono persone confuse, con sentimenti contrastanti, che non vi fanno capire bene cosa vogliono e questo oggi potrebbe creare anche a voi qualche piccolo problema di smarrimento. Sarete nervosi perché presi dalla fretta di liberarvi di queste questioni sembrerà di non poterne uscirne fuori. Non tiratevi indietro, altrimenti penseranno che non siete all'altezza della situazione e la vostra reputazione potrebbe inabissarsi. Orizzonte aperto su un cielo decisamente sereno per voi oggi. Marte vi sorride da un segno zodiacale per voi alleato, il Cancro, e vi appronta una serie di facilitazioni sotto tutti i punti di vista. In particolare i rapporti sociali saranno contraddistinti da garbo, gentilezza e savoir-faire. Vi conquistate simpatie a destra e a manca e vi inserite facilmente in nuovi spazi mondani. In famiglia siete particolarmente equilibrati nei giudizi, difficilmente esprimete posizioni estreme e cercate di riparare alle controversie che si sono verificate tra i componenti del clan natale. In all'inizio di questa settimana potreste vivere ottime emozioni. Potete quindi fare piacevoli incontri se siete single da tempo. Sfruttate appieno il favore delle stelle. Sul lavoro procedete con cautela. Cercate di non essere troppo impulsivi,
potreste litigare con colleghi e superiori. Il segno dello Scorpione sia oggi che domani potrà vivere belle emozioni da sfruttare al meglio. Sul piano lavorativo meglio procedere con cautela anche perché l'impulsività non è sempre un pregio. Rasserenatevi in questa giornata, poiché alcune condizioni vi hanno messo duramente alla prova. Non siete abituati a dover sottostare a tutta una serie di responsabilità, che si susseguono perché richiedono il vostro intervento. Oggi avrete un po' di riposo e riuscirete a prendere le distanze necessarie per ripristinare il vostro equilibrio. Ripartirete più carichi e consapevoli di potercela fare. Aggiungendo sempre un tassello in più, riuscirete anche a superare quei limiti che credete di avere. Luna imbronciata in dodicesima casa e Saturno, vecchio e autoritario in quadratura. In famiglia oggi si parla di storia. Naturale il 26 aprile stimola la rievocazione, ma bisogna comprenderne il valore nell'oggi. Comunque la pensiate, evitate di contrastare i vostri vecchietti. Fatelo per rispetto dell'età. Magari non ricordano bene o forse idealizzano, ma tutti abbiamo diritto alle memorie. Sta poi alla storia mettere dei punti saldi, sfaccettati ed argomentati. Venere e Mercurio all'opposizione, vale a dire che rispetto al vostro sentire nella famiglia, né tanto meno il partner sono pronti a darvi ragione. La discussione può anche essere piacevole, ma in ultima analisi si rivela inutile. Amore ed Eros, dialogo aperto, sincero e costruttivo col partner. Se un evento spiacevole o triste del passato vi ha allontanati, è tempo di affrontare il dispiacere e ridimensionare il torto subito. Tutto può essere superato, basta volerlo e se c'è ancora amore ce la farete anche voi. Se il partner vi sta mettendo in secondo piano, forse un motivo c'è e probabilmente è proprio quello che immaginate. Siete sicuri che tutto questo tempo extra dedicato al lavoro non sia in realtà un modo per stargli lontano? Plutone, in stupendo aspetto astrologico, vi dona la capacità di intendervi su vari piani col vostro partner, ma in special modo su quello squisitamente sentimentale ed emotivo. Il pianeta, se siete nati nella terza decade, vi concede gioia di vivere e capacità di espandere l'ottimismo pure sulla vostra dolce metà. Non trascurate ovviamente la parte erotica, per voi sempre di fondamentale importanza. Lavoro e denaro, poca voglia di fare. Perfino le faccende o la cucina oggi vi sono del tutto indifferenti, per non parlare dell'attività in proprio che dovreste cominciare a predisporre se volete cominciare ad aprire domani. Ma a giudicare dalla vostra apatia, forse un mix di stanchezza e depressione, avanti di questo passo non si arriva da nessuna parte. Meno male che accanto avete una persona capace e intelligente, oltre che dotata di buona volontà ed energia inestinguibile. Che si tratti del socio o del partner poco importa, l'essenziale è che sgobbino loro invece vostra. Oggi sei in una posizione fantastica e hai gli strumenti necessari per superare qualsiasi situazione in cui ti trovi. Abbiate fiducia in voi stessi e accettate tutte le sfide senza giudicare gli altri. Il successo è tuo. Se svolgete un'attività connessa con il pubblico, la pubblicità e la vendita, dunque lavorate anche questa lunedì. Potrete quest'oggi riuscire a combinare ottimi affari, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 12 e il 15 novembre. Plutone, pianeta della pubblicità e dell'efficace comunicazione, in bell'aspetto con Nettuno, vi porta fortuna e successo. Benessere, ma che benessere, col mal di schiena, di ginocchia e di testa che vi ritrovate addosso. Il benessere oggi proprio non sapete cosa sia, forse una favola, oppure una fola. Di certo qualcosa che esula dalla vostra realtà quotidiana. Svogliati, inappetenti, malinconici se non addirittura depressi. Eppure visti dall'esterno proprio non si direbbe. L'immagine che si riflette nello specchio infatti è leggiadra e solare, segno che le vostre emozioni le sapete mascherare davvero bene. Un tocco di eleganza nel vestiario, un tocco di profumo, perfino la mascherina intinta e neppure un capello fuori posto. Sapevate che il disordine nelle cose può provocare stress? Ritagliatevi un momento per sistemare l'armadio o la cucina, oppure per sbarazzarvi di cose inutili in libreria o comunque per mettere in ordine. Per lei, lui non vi vede nemmeno.
così dite, ma vi siete guardate allo specchio, con la scusa del lockdown nella conseguente ritrosia nei confronti di parrucchieri e centri estetici sembrate proprio invecchiate e anche un po' trasandate. Ripigliatevi e approfittate del pomeriggio per farvi belle. Per lui, in casa vi sentite prigionieri, fuori a disagio. Ma allora cosa volete? Decisamente avete perso la Trebisonda. Colore delle emozioni, caramello. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 4. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.